Allora, faccio questo video perché mi hanno segnalato un altro video e visto che non si parla di sciocchezze ma si parla di bambini e cani, mi sembrava doveroso, insomma, cercare di capire cosa dice questa ragazza che è una. Ora ci arriviamo, ascoltiamo, così vediamo un pochettino. Perché i cani uccidono i bambini? Con l'aria, no, come a dire, ho perso una partita a scopa. Sentiamo. Bella domanda. Bella domanda. Cerchiamo di dare qualche risposta. Dai. Innanzitutto, quello che va detto è che i cani non uccidono i No. bambini, i cani muoiono. I cani non uccidono i bambini. Attenzione alle parole perché le parole sono importanti. I cani non uccidono i I bambini uccidendoli, ma bambini. I cani mordono i bambini uccidendoli. Non ho capito. Ok, andiamo avanti. necessariamente Cioè, quindi lo uccidono? Ok. quello è il loro obiettivo. Non Un cane infatti necessariamente quello è il loro obiettivo. Ok. Giusto. Questa è una cosa giusta. I cani mordono. vale per moltissime ragioni, per fermare, per uccidere, per difendersi. Non Ha detto il necessariamente quando un contrario cane prima. ci morde vuole farci male, a volte vuole semplicemente bloccare. Non uccidono i bambini. Poi dopo dice, i cani non necessari, mordono per bloccarci, aspetta, ve le rileggo perché è interessante. Usano bocca e mordono per bloccarci. Vediamo un Quando un cane ci morde vuole farci male, a attimo. No. volte vuole semplicemente bloccarci. Perché con i bambini ha moltissime ragioni per fermare. Per fermare, per uccidere o per difendersi, cioè quindi dà tre soluzioni perché morde, per fermare, per uccidere e per difendersi. Quindi, secondo questa ragazza, i cani usano il morso per tre soluzioni che sono tre soluzioni coercitive. No, il cane usa il morso per un milione di cose, non solamente, non necessariamente, assolutamente non credete a queste tre parole. I cani non usano il morso solo per fermare, per uccidere o per difendere. Lo usano anche per giocare, per tantissime ragioni che poi magari farò in un altro video. Intanto continuiamo a sentire questo scienziato qui. Per uccidere, per difendersi, non necessariamente quando un cane ci morde No, vuole farci male, no. a volte vuole semplicemente bloccarci. Ma perché con i bambini Perché? questo bloccare si trasforma in tragedia? Fammi pensare. Sentiamo. Cani vedono i bambini o come una preda, perché sono piccoli, perché fanno rumore, perché corrono, oppure No, sbagliato. I cani non vedono i bambini come una preda, ma il movimento, determinati movimenti dei bambini possono stimolare un movimento predatorio. Vale a dire, faccio il classico esempio. La lucertolina che il vostro cane vede si muove in fretta e vedrete il vostro cane scattare verso la lucertolina. Quello è un istinto, è uno dei tre o quattro istinti che sono la base del cane, che sono predatorio, istinto e aggressività. E poi c'è l'istinto di conservazione. La preda, no? È uno di questi, vale a dire il predatorio è uno di questi, quindi non è che il cane vede il bambino come una preda, no, determinati movimenti dei bambini possono stimolare un istinto predatorio. Andiamo come un pericolo, perché i bambini sono imprevedibili e i cani questa cosa. sul discorso di prima. Il cane viene stimolato nel predatorio, nel momento in cui stringe, va a mordere anche per gioco il bambino naturalmente crea una controreazione, no? Quindi il bambino è come se tirasse dalla parte opposta o magari si muove. Il bambino fa questa cosa e il cane fa questa cosa perché subentra la combattività. La combattività. Nel momento in cui subentra la combattività, l'ultimo passaggio che c'è,
in un cane è l'aggressività. Ok? Quindi predatorio stimola, il cane morde, il bambino si muove, combatte, il bambino non si arrende perché continua a aiuto, chiama papà, aiuto, 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 subentra l'aggressività. Andiamo avanti. Perché le fanno parlare queste persone? Perché? La percepiscono. I bambini possono sembrarci teneri con le loro urla, le loro corse pazze, Bambini sono teneri. la loro voglia di lanciare gli oggetti e di toccare le cose. Pensa, sì, bambini. Però tutti questi comportamenti rappresentano una vera e propria minaccia. Non è vero, non è assolutamente vero. Nessuno di questi atteggiamenti rappresenta una minaccia per un cane se il cane è un cane buono. Perché qui c'è un altro passaggio che è una cosa molto interessante. È in uso comune dire che non esistono cani cattivi. Ecco, voglio darvi questa notizia. Non è vero. Esistono cani cattivi. Non mi interessa delle inimicizie che mi farò, ma lo sanno chiunque compete in ambito cinofilo, sa perfettamente che esistono cani cattivi. Possiamo chiamarli cani duri, possiamo chiamarli cani forti, ma esistono, vi do questa notizia, esistono cani cattivi, così come esistono persone cattive, con la differenza, una differenza importante, che un uomo cattivo è un uomo sapiens sapiens, cioè sapiente di sapere, il che significa che non solo sa, ma sa anche di essere. Il cane non è sapiente di sapere, cioè un cane da salvataggio non va a salvare una persona per senso di responsabilità. Lo fa perché gli è stato insegnato o attraverso un addestramento coercitivo o attraverso un addestramento di altra natura che è quello che deve fare. In altri casi si accentua quella che è una sua natura, in rarissimi casi, va detto che il più delle volte se prendessimo un cane qualunque, che so, un Terranova che va a salvare una persona che sta affogando, in natura talmente sarebbe in confusione che farebbe peggio, lo affogherebbe prima. Solo attraverso un addestramento serio il cane, riesce a salvare in alcune circostanze le persone. Vado avanti. Minaccia che il cane cerca di fermare con le zampe o con la bocca. È Già chiaro risposto? che sul corpo esile di un bambino l'effetto può essere Ma devastante. dai, Tra gli errori più comuni che che facciamo è cane? permettere ai più piccoli di trattare i cani come dei veri e propri giocattoli, quindi Giusto? sedendosi su di loro, tirandogli le orecchie, tirandogli la coda. Questo è un errore che però non commettiamo solamente con i più piccoli, è un errore che commettono anche le persone come questa ragazza quando dice queste cose. Nel senso che i cani non sono un giocattolo, e questo è evidente, ma va anche tolta una volta per tutte questa cosa secondo la quale tutti i cani sono buoni. Non è vero, non è assolutamente vero. I cani non accompagnano l'uomo da migliaia di anni. Così come gli squali, i coccodrilli e tanti altri sono sopravvissuti e se lo hanno fatto è perché non sono buoni. Se non ci credete, se qualcuno di voi non ci crede, andate nella maremma, cercate un cane maremmano che vive da solo in natura, avvicinatevi, va bene, poi mi dite se i cani sono buoni. I cani attraverso un processo diventano buoni, ma in natura il cane non è buono, non è per definizione buono il cane, è un animale sociale che è una differenza enorme dall'essere buono. Andiamo avanti. Addosso mentre dormono. Un altro comportamento molto pericoloso è quello di pensare che i cani siano i babysitter dei nostri bambini, quando non è assolutamente così. Se pensi che il cane sia un babysitter per un bambino, c'è un problema te, non il cane. Una cosa importantissima qui andrebbe aggiunta, quando lei parla di cani che tirano le orecchie, le cose, questo è un altro bel discorso da aprire, perché bisognerebbe spiegare che tanti cani che vengono demonizzati, faccio degli esempi, lo Staffordshire Bull Terrier, l'American Staffordshire, il Pitbull. Quindi cani che hanno una soglia di resistenza al dolore molto molto alta, sono i cani più indicati per i bambini. Perché? Insieme ovviamente al Labrador e ad altri cani. Il Labrador nello specifico è un cane che ha subito una selezione tale che non gli permette di stringere una preda, non gli permette di stringere perché il cacciatore spara, è un cane da riporto, deve riportare
la preda al proprietario, se gliela porta ciancicata, via e botte. Questo no, ovviamente in caccia tu dici, ammazza la cosa, ma la porti rotta, quindi no. Quindi non ha proprio nei suoi meccanismi ancora il Labrador, subisce questa selezione. Mentre nell'esempio di prima, i cani più indicati nei bambini, contrariamente a quello che scrivono, e nelle pet therapy, sono proprio dei cani con una soglia di resistenza al dolore molto alta. Ripeto, così ascoltano meglio. American Staffordshire Bull Terrier, Pitbull, cani comunque che nell'immaginario collettivo sembrano dei cani pericolosissimi. Ecco, no, assolutamente non è vero. Sono dei cani che, se selezionati da allevatori seri, attenzione, questo è un principio molto importante. Sono cani non solo adattabili, ma più affidabili per i bambini, insieme ai boxer, perché hanno una soglia di resistenza molto alta. Faccio un esempio: un bambino si avvicina, tira l'orecchio a un Doberman. Il Doberman non è cattivo, o meglio, non è più cattivo di altri cani, ma ha una soglia di resistenza, un cane più nevrile, una soglia di resistenza più bassa di quanto non possa averne, ad esempio, un Bull Terrier. O un pitbull. Quindi che fa? Si gira di scatto, ha questa reazione e tende ad essere mordace. Lo fai a un pitbull, gli tiri l'orecchio, ti guarda, vabbè, quindi lo fai a un bulldog, gli tiri l'orecchio, gli tiri la coda, quello ti guarda e dice vabbè, che famo, perché semplicemente non sente dolore, quindi non ha una reazione. Andiamo avanti. Scusate. No, non dobbiamo pensare che il cane debba accettare qualsiasi cosa dai bambini. Sta a noi educare Giusto, questa forse è l'unica cosa giusta che ha detto. bambini e i cani alla convivenza. C'è poi un altro grandissimo problema che rende molto difficile la convivenza tra bambini e cani, ed è quello dell'esclusione sociale. Se noi cresciamo i cani in giardino, non li facciamo uscire, non li facciamo condividere la vita quotidiana con noi, non possiamo pensare poi che lui ci consideri parte della sua vita. Quindi quando noi andremo in giardino, in quel giardino dove lui è costretto a vivere tutta la sua vita, penserà che siamo una minaccia. È brutto da accettare, ma non possiamo colpevolizzare i bambini per essere bambini e i cani per essere cani. Se vuoi prendere un cane, te ne devi occupare, ti devi informare, lo devi seguire, non lo devi maltrattare e devi renderlo parte del tuo gruppo. Scusate, grazie al cazzo. Adesso passiamo alla pratica, perché poi i cani sono, no? Sono l'addestramento. Intanto rivolgetevi a degli addestratori che sappiano la materia che vanno a trattare. Vi prego di non chiedere a me, perché io lavoro con i cani, ma faccio un'altra cosa, che non ha a che fare sicuramente con questa tipologia di cose, ma l'addestramento corrisponde a tutti i principi che vengono chiamati in causa quando si parla del perché i cani mordono, perché i cani non mordono, perché mordono il bambino, perché i tre istinti, è quello che vi ho spiegato prima. Io in questo momento ho una manica con me, è un cane. Questa è una manica, no? Ok? E questo è un cane. Il cane è fermo, fermo. In questo momento sta fermo, mi guarda, si fa un po' i fatti suoi. Se però io facessi in questo momento questo, andrebbe a mordere. Se mi fermo, il cane si ferma. Prima ho avuto un istinto predatorio. Quindi il bambino si è mosso, no? Ha creato un istinto predatorio al cane, e il cane è andato a mordere. Ricordate l'esempio che vi ho fatto della lucertolina? Quello è uno. Adesso stimoliamo. Mi sono mosso e combatto. Più combatto e più il cane resiste. Combatto e il cane resiste. Combatto e il cane resiste. Questo è il criterio del perché in natura i cani mordono i bambini, perché stimolano quello che è un istinto naturale del cane, che poi sono gli istinti che vengono usati nell'addestramento. Un invito molto ampio: fate attenzione a quello che ascoltate ed affidatevi a dei professionisti. Vi prego di non scrivere a me sull'argomento. Buona giornata, spero sia stato chiaro.